Bello, sì. Non copiarmi. E anche Shocker è coinvolto. I demoni lo costringono a lavorare per loro. Quella gente non scherza. Credi vogliano solo spodestare Fisk? Sarebbe già una catastrofe. Spero non abbiano altri piani. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi, Vincent. E stiamo facendo tante belle capriole qui. Nel frattempo stiamo raggiungendo il magazzino che nella scorsa puntata, diciamo, avevamo scoperto. E pratica ci è andato a sbattere di faccia contro il muro. Se mettono anche solo un piede nel cavo, avrò la tua testa. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranze. State allerta. I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Non ne sarei tanto sicuro. Cioè, il capo sarà anche sono in prigione. Piuttosto tosti. Controllo Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 rapporto, tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei depositi? Devo neutralizzare gli uomini di Fisk e scoprire cosa sorvegliano. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di... Ci sono troppi sgherri qui. Potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Malimo! Non lo vai! Le guardie sono troppo vicine, ma una ragnatela ben piazzata le attirerà lontano. Ecco qua. Ho visto qualcosa. Meglio controllare. Olè. Forse sta andando bene. Diamine, qualcuno vada a vedere. Ok. Sai come chiamiamo chi si nasconde? Codardo. Codardi sarete voi. Oh, chi altri sta? Non sperare di sfuggirmi. Vieni, vieni. Faccio la pelle. Il problema è che quelli stanno là sotto e non vorrei. No! Dai, forza! Che questo è il fatto che io lo potrei anche appendere là sotto. Ma quello se lo porta appresso! Forza, vieni! Veloce, non ho tempo da perdere con te. Basta che quelli non vengano appresso. Olè. Finalmente che ci è voluto per farti venire qui. Aspettate un attimo, visto che sta. Sì, come no. Vieni qui intanto. Bel pupone. Ok. Qua dietro starai bello. Che a posto. Bello, davanti al mare. Oh, vediamo un po'. Sto riuscendo a fare tutto in modo furtivo. Ah, ma c'è quest'altro. So che sei qui, dunque non risponde. Verificate. Spero non mi vedano. Non dovrebbero perché appunto stanno di spalle. Ok. E ora tu. No, ma che cavolo. Com'è possibile che non me l'ha dato? È quello! E chi l'aveva visto quello? È ancora qui! Oh! Ehi, eccolo lì! Sto maledetto!
Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in giro. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok. Troverò un'altra entrata. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi. Controlla sul retro. Andrei io, ma... beh, non sono Spider-Man. Ma è ovvio. Ma dal retro, boh... sembra non esserci niente. Scusa, no. Facciamo un po' a modo mio. Nei migliori supermercati. Lavazza a modo mio. A casa come al bar. Vediamo da sopra. Aspetta, che cos'è quello? Sembra di essere in un film dell'orrore. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Ok, dov'è la porta chiusa? Jeff, ci sei? È l'ora del portaparty! Per via della porta, capito? Raffinatissima! Vedi la centralina che alimenta la serratura? Ci penso io! Un sovraccarico di energia aprirà la porta! Astuto! Ma non so come generare altra corrente. Prova questo! Uno storditore, fantastico! Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Bello. Ok, ragnatela elettrica. Questo di sicuro mi servirà. Ah, praticamente sì, sarebbe come lanciare le ragnatele normali. Animo da inventore. Mi ricordi mio figlio? Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ma magari pure a me, okay. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Dà un'occhiata. Ti sembra vuoto? Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti. Aspetta un attimo, ma qua ci sono segni appunto di porte. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Ah, che fortuna. Ah, però è al piano superiore. Vieni qui. Fatto? Fatto. Grazie. O tipo si chiude. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Oh, c'è una cassaforte. Solo che sembra aperta. Qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Appunto. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Sono che devono sembra stare rifare l'asfalto. Ma pure il cemento, che ne so. Oh, vediamo un po'. Controlliamo prima in questo stesso piano. Anche se dubito. Quindi meglio guardare di nuovo in giro. Diciamo che dubito che si trovi sullo stesso piano, insomma. Ma vabbè, andiamo sopra. Ah, questo è lo stesso segno delle tracce. Così. E infatti, guarda. Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto, arrivo subito. L'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Scusa un attimo. Serve una mano con l'ascensore. Sì, aspi. Ah. Ma come, non ha fatto? No, da. Come rimettere in sesto l'ascensore? Scusa, ma non me lo fa. Maron du Carmen. Allora, o non è quello giusto, oppure veramente non funziona. Perché scusa, cioè, non riesco a capire. Io non posso crederci. Non ci credo, veramente. Primo piano,
Perché ho fatto quello? Topi taglia forte. Vabbè raga, mi sono confuso. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Che fuori uso e sono andato pure giù. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Altra porta segreta. Ehi, guarda qui. Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Se fossi una centralina, dove mi nasconderei? Segui i cavi, dovrebbero indicare la giusta direzione. Trovata! Andata. Questo per farvi capire che in realtà mi daresti una mano, era quella che dovevo fare dopo. Ma vabbè, scusa. Uno, due, tre. Ah no, pensavo lo dovessi fare io. Per niente. Già stavo iniziando a tastare. Il tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Cos'è stato? Oh. Retro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No, sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavò, presto! Forza, andiamo! Andiamocene. No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era. Furto con scasso. Andavano di fretta. Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Vivi? Dove stanno? Resta qui. Al diavolo, hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Non credo che ti daranno ascolto, insomma. Al riparo! Grande, colpo da maestro! Cerco di dare una mano! Oh! Sarò io! Allontanati! Attento! Ricarico! Ah! Lo sortisco! Badum! Che fai? Ti metti in mostra! Fai i proiettili! Sta lontano, lo sortisco! Dietro di te! Sono quasi colpito! Sono quasi! Ho tirato! Non muoiono mai! Ti copro io! Ehi, grazie amico! Adesso vi faccio fuori. Quasi. Tempismo impeccabile. Lo sortisco. Arriva. Visto? Anch'io ho qualche amico. Baboom. Ma lontano, lo sortisco. Come andiamo? Stiamo vincendo. Ah, quello sei tu. A terra. Fumo in arrivo! Ricarico! Sarò io! Allontanati! Non ci vedo niente!
Oh! Salva! Vuoi? Fermi! Ah, deficienti! Tutto bene? Quelli scappano! Se perdo due furgoni di uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Mannaggia! Spider-Man, ci sono ancora dei demoni al cantiere. Sono bloccato. Fate come va? Male direi. Quei bastardi sono uno. Se non li fermo, finiranno per uccidere qualcuno. No! Maledetto! Al muro! Non fare sciocchezze. Mi hanno fregato al muro. Oh, li sto scansando. Però voi dovete stare fermi. E dai! No, ce l'avevo quasi fatta. Oh, c'è poco da dire. Se continua così ci scappa il morto. Ragazzi, avete un posto in più? Da quanto tempo? Servizio in aula. Baboom. Prima gli avevo fatto la finta. Ma vabbè. Attenzione. Il camion. Olè. Fantastico, per una volta la 3 in orario. non dirlo alla FAL. Quanto ci vuoi scommettere che è Jeff? Ma grande sei, pelatone! Oh, il compare è ancora vivo! Questa scena mi ricorda di... cosa? Fantastici 4. Che bravo che è Jeff! Dategli una medaglia al valore! Una medaglia d'oro! L'agente è stato identificato. Ciao signora, come tutto a posto. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Signorina? Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi. Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole l'ascolto. Ok. Salta su. Oh, ci sa fare. È proprio brava. E voilà! Sulla stessa barca. Non so in che barca sono salito, ma vabbè. Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Olè, livello 12. Ciccio, tu con la macchina, aspetta!